Ciao dolcezze, questo video sarà un video collaborazione con altri due bravissimi youtubers. Uno è Fabria Fornelli, che ci mostrerà come fare i cookies in un suo modo tutto speciale, e poi invece ci sarà Stefania di Stephanie Club, che vi farà vedere invece come fare dei cookies per gli intolleranti al lattosio. Io invece ho deciso di realizzare una buonissima torta con un gusto un po' più natalizio, quindi è alla mela, cannella e fiori di garofano. Gli ingredienti sono 120 g di burro a temperatura ambiente, 240 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 2 uova, un cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di fiori di garofano in polvere, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 150 ml di latte e 2 mele. Per prima cosa sbattiamo il burro e lo zucchero in una ciotola fino a quando non otteniamo un composto omogeneo. Adesso incorporiamo un uovo alla volta. Adesso la farina ed il latte. Quindi il lievito per dolci, i chiodi di garofano in polvere e la cannella. A questo punto tagliamo le mele in pezzetti proprio piccoli. Non l'ho fatto prima per evitare che diventassero neri. Aggiungiamo le mele al composto. E adesso verso il composto in questo meraviglioso stampo della Lidl. Inforniamo a 180 gradi. Quando è del tutto raffreddata, la capovolgiamo e delicatamente la togliamo dallo stampo. Eccola qua, secondo me è proprio troppo carina, molto bella. Poi adesso però la spolverizziamo con un po' di zucchero a velo. L'adagio su un bellissimo piatto, anche questo natalizio che mi è stato regalato. Adesso ne tagliamo una fettina per vedere se è anche buona